Buongiorno ai colleghi e alle colleghe delle province di Parma e Piacenza. Le delegazioni sindacali hanno incontrato la scorsa settimana per ben due volte il nuovo direttore scolastico territoriale, quello che una volta veniva chiamato provveditore agli studi. Lo abbiamo incontrato sia a Parma sia a Piacenza. Al nuovo provveditore Grossi, la Gilda degli Insegnanti ha manifestato quanto ancora oggi denuncia, la mancata pubblicazione, o meglio, l'omessa pubblicazione da parte di numerosi dirigenti scolastici delle graduatorie d'istituto che servono per reclutare i docenti brevi e temporanei per le supplenze dei colleghi assenti. Anche i nomi, le liste delle persone che vengono assunte sono omesse, cioè in pratica non si sa chi viene assunto e in base a quale scorrimento di graduatoria, perché non vediamo né la graduatoria né il nome dell'assunto. È un fatto gravissimo che sfocia nell'illecito penale e infatti rinnoviamo ancora una volta l'invito ai colleghi, oltre a segnalarlo ai sindacati, di agire presso la Procura della Repubblica, chiamando anche le forze dell'ordine, invitandole ad intervenire nelle scuole, perché il fatto è gravissimo, siamo nell'opacità più totale. E in merito a comportamenti non in linea da parte di numerosi dirigenti scolastici, ancora una volta la Gilda, approfittando dell'insediamento del nuovo provveditore, ha invitato l'amministrazione scolastica ad applicare correttamente le norme disciplinari anche per questa categoria, che non è immune rispetto ai comportamenti che richiede l'essere dipendente della pubblica amministrazione e quindi a sanzionare coloro che sbagliano. Infatti noi chiediamo da circa 10 anni che venga attuato uno spoil system radicale per quanto riguarda la gestione dell'ufficio che si occupa dell'andamento dei dirigenti scolastici nel territorio emiliano-romagnolo. Purtroppo questo non avviene, noi lo abbiamo riferito a tutti i partiti politici e abbiamo la percezione che esista un patto tacito affinché i dirigenti scolastici solo in questo territorio siano immuni da sanzioni disciplinari da parte della loro amministrazione. Purtroppo sappiamo che il provveditore, il livello provinciale, non è gerarchicamente superiore alla dirigenza scolastica, il livello è quello regionale, e quindi si tratta di deliberate scelte politiche, regionale nel senso non di regione Emilia-Romagna, ma di livello regionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questo va avanti, questo andazzo gravissimo va avanti, da anni, quindi ascrivibile a tutti i governi e a tutte le forze politiche e avviene solo qui da noi. In merito a situazioni, strane che ci sono nel nostro territorio, abbiamo segnalato anche la questione dell'ex scuola di Ghiare di Berceto. Il plesso scolastico dell'infanzia di Ghiare di Berceto è stato chiuso da parte del Ministero dell'Istruzione perché si ritiene che con 6-7 alunni non possa essere dato organico. Ci viene riferito che ancora oggi vengono inviate lì delle docenti dell'Istituto Comprensivo di Fornovo, ma non capiamo a quale titolo, visto che quella struttura non afferisce più al Ministero dell'Istruzione e non è più sotto, diciamo così, la potestà del dirigente scolastico di quello che è l'Istituto Comprensivo di Fornovo, perché è un ambiente fisicamente estraneo purtroppo al Ministero dell'Istruzione. Stiamo cercando di avere maggiori chiarimenti e ci riserviamo le più opportune azioni, perché non si può inviare delle persone sottraendole ad altro in una struttura che non è più una scuola statale italiana, almeno persone che sono dipendenti della scuola statale. Poi gli enti pubblici, gli enti locali, la politica, chiunque sia in grado di fare delle sinergie può fare quello che vuole, ma ciò non rientra nel novero dell'ordinamento scolastico statale.
A proposito di questioni legali ed illegali, segnaliamo che la causa, l'udienza della causa che abbiamo nei confronti del liceo Bertolucci, che si doveva tenere nei giorni scorsi, è stata rinviata d'ufficio dal Tribunale di Parma al 6 febbraio del prossimo anno, perché anche la giustizia è messa male, quindi la mancanza di risorse personali fa slittare continuamente i procedimenti. Il magistrato ha fissato questa nuova data. La questione che noi abbiamo posto riguarda il fondo d'istituto di 2 anni fa. Riteniamo che parte dei fondi dell'ex merito non sono stati portati correttamente in contrattazioni, ma attribuiti alle persone direttamente, discrezionalmente dalla dirigenza scolastica o da chi per essa. Questo è un comportamento antisindacale. Noi rivendichiamo che quei danari vengano portati in contrattazione e quindi questo ci ha portato ad uno scontro giudiziario con l'amministrazione scolastica, che vorremmo ricomporre anche in via extragiudiziale, facendo un accordo che non sia necessariamente soggetto all'intervento di un giudice. Poi vedremo come andrà a finire in tribunale se non ci dovessero essere disponibilità al colloquio da parte di chi rappresenta il Ministero dell'Istruzione. In merito all'attività sindacale, segnaliamo che venerdì 18, nelle prime 2 ore di lezione, terremo un'assemblea sindacale nella direzione didattica Fratelli Bandiera di Parma, con all'ordine del giorno il benessere lavorativo e il divieto di gerarchizzazione del personale. Noi ricordiamo che tutti coloro che hanno incarichi, deleghe da parte dei dirigenti scolastici non sono superiori dei docenti, addirittura non solo c'è una legge che lo dice, ma c'è anche una norma di interpretazione autentica, un raro caso nell'ordinamento italiano, perché non sempre il Parlamento si riunisce per interpretare una sua stessa legge, ed è precisato che i docenti che hanno degli incarichi da parte dei dirigenti scolastici, i cosiddetti vicari, collaboratori, referenti, responsabili di qualcosa, non hanno una funzione superiore a quella del docente. Nella scuola italiana non c'è gerarchia tra docenti, il docente è un pubblico ufficiale e il suo diretto superiore è il dirigente scolastico, il direttore territoriale, il ministro. Quindi se ne facciano una ragione coloro che vogliono essere superiori ai loro colleghi. Noi questo lo andiamo a spiegare in tutte le scuole, lo andremo a spiegare anche ai colleghi, non che lì sia avvenuto qualche cosa di particolare, però partiamo dalle direzioni didattiche perché sono un nucleo più piccolo e quindi questi fenomeni talvolta possono sorgere anche in buona fede ed è giusto divulgare le norme e dibatterne con i colleghi, ma non c'è la volontà di colpire qualcuno nello specifico. Ovviamente in qualsiasi scuola si registrino fenomeni di bossing o di pretesa superiorità gerarchica da parte di certuni e certune, che talvolta si fanno chiamare anche vicepreside, ma il vicepreside non esiste più perché è una carica elettiva che è stata abolita circa 25 anni fa, veniva eletto il vicepreside dal collegio dei docenti. Quindi queste persone sappiano che le deleghe che hanno dai dirigenti scolastici sono un fatto privato tra loro e il dirigente che li ha nominati, perché per quelle mansioni, per quelle attività è già remunerato il dirigente scolastico, che privatamente si può scegliere dei collaboratori che assurdamente la legge italiana lo permette, vengono pagati con fondi pubblici. Un maggiordomato nobile che noi della Gilda rifiutiamo. E a proposito di situazioni assurde, c'è da segnalare una nuova modalità di comunicazione delle malattie che però talvolta viene concretizzata violando il contratto collettivo nazionale, il sistema ISOFT.
Il contratto collettivo dice che possiamo segnalare il certificato di malattia alla nostra amministrazione entro 5 giorni e con raccomandata di ricevuta di ritorno, con ricevuta di ritorno. Cosa desueta perché nessuno più invia le raccomandate. Esiste la PEC, esistono mezzi più rapidi per far sapere il cosiddetto numero di protocollo, il certificato e quant'altro. Noi non vogliamo essere così estremisti da voler ritornare al passato in maniera operativa e non rifiutiamo i mezzi informatici, per carità, però in alcune scuole viene richiesto ai docenti ammalati di collegarsi ad internet, di inserire il numero di protocollo del certificato medico su una piattaforma che è denominata eSoft. Questo potrebbe anche avvenire, ma quando rientriamo al lavoro, perché quando siamo malati non è che dobbiamo andare su delle piattaforme a caricare dei dati, non siamo mica degli impiegati e anche se lo fossimo durante la malattia siamo degli ammalati. Una volta comunicata la nostra situazione all'ufficio, durante i giorni che il medico ha prescritto, non dobbiamo avere tipi di incombenze particolari. E poi non tutti hanno l'accessibilità alla rete in maniera così facile, chi abita in luoghi particolari, chi è fuori sede e quindi alloggia temporaneamente da qualche parte che non è casa sua, chi è malato proprio in maniera grave, pesante e non certamente ha la voglia di mettersi a fare questo, quindi non è previsto, non dobbiamo, non vogliamo, non possiamo. Quando rientriamo al lavoro, se proprio dobbiamo fare la cortesia, possiamo caricare questi dati su eSoft e non saremmo tenuti perché non è scritto da nessuna parte. Ma durante il periodo di malattia dobbiamo stare in pace. Lo abbiamo chiarito con qualche dirigente scolastico che aveva fatto circolari di questo tipo. E per adesso la situazione pare sia rientrata nella normalità. La settimana scorsa avevamo detto che i turni di nomine da GPS erano terminati. In realtà lo erano terminati, ma c'è sempre qualche rinuncia e quindi l'algoritmo deve ripartire. E quindi anche per una o due nomine si fa un turno di convocazioni GPS. A Piacenza siamo al settimo turno, a Parma all'undicesimo, ma si tratta tutte le operazioni relative a pochi posti, uno o due posti relativamente a continue rinunce da parte di persone nominate che non prendono servizio. Per adesso è tutto per i fatti delle scuole del Ducato, ci rivediamo la prossima settimana.